Facciamo tre respiri profondi, inspirando con il naso ed espirando con la bocca. Durante l'espirazione cerchiamo di espellere tutte le tensioni, i blocchi e le distrazioni. Portiamo l'attenzione all'interno di noi stessi. Al silenzio interiore, e iniziamo un rilassamento fisico con presa di coscienza dei punti che andiamo a percorrere nel corpo. Quindi rilassiamo i piedi e la giuntura delle caviglie. Percepiamo la giuntura delle caviglie morbida, elastica, molto cedevole. Saliamo alla giuntura delle ginocchia, che diviene morbida, elastica, cedevole. Passiamo alla giuntura delle anche, anch'esse diventano morbide, elastiche, cedevoli. La giuntura delle mani, dei polsi, che diviene morbida, elastica e cedevole. I gomiti, morbida, elastica, cedevole. Le spalle, morbide, elastiche, cedevoli. La colonna vertebrale, all'altezza del bacino, diviene morbida, elastica e cedevole. E infine la zona cervicale, la giuntura del collo, che diviene morbida, elastica e cedevole. Siamo concentrati all'interno del nostro corpo per amplificare la percezione e quindi la consapevolezza del nostro corpo. Ripetiamo mentalmente: io divengo morbido, elastico e cedevole. Ora focalizziamo l'attenzione su un nostro limite che intendiamo superare, una problematica che intralcia il nostro cammino. Cerchiamo di percepire dove questa cosa si materializza, si focalizza nelle giunture del nostro corpo. Se c'è una giuntura in particolare che è bloccata, malfunzionante, dolente, oppure se è diffusa in tutte le giunture del nostro corpo, per cui risulteranno più rigide e più dolenti. In quei punti si esprime, si manifesta nel corpo la sofferenza causata dal limite in questione. Osserviamola con amore, con accettazione, con libertà, sapendo che stiamo lavorando per andare oltre.
Ripetiamo mentalmente: io mi permetto di risolvere o di andare oltre questo mio limite. Io acconsento al superamento di questo limite. Io amo ed accetto questo limite che è il mio maestro attuale. Con un respiro profondo di accettazione, di liberazione, di amore verso questo limite. Respiriamo nelle giunture e con le giunture. Osserviamo come il respiro entra in esse, guidato dalla nostra consapevolezza, pilotato dall'esigenza di andare oltre. E lentamente cerchiamo di visualizzare, di percepire il lavoro che accade nella giuntura, che si libera lentamente, che si scioglie, che lascia andare, che non resiste, che non si incrampa. Il respiro libera, il respiro scioglie, il respiro nutre. Continuiamo a respirare attraverso le nostre giunture e osserviamo le emozioni che ci provoca, le sensazioni che cambiano. Durante questo lavoro di amorevole risoluzione, un senso di sottile liberazione, di piacevole rilassamento, ci porta a desiderare che tutto questo avvenga in tutto il mondo, in tutto l'universo. Tutto diventa fluido, rilassato, tutto è libero di scivolare. In questo flusso ci sentiamo inseriti e connessi con l'universo intero, con la natura, con la vita. Io sono nel flusso sincronico. Mi lascio andare al fluire delle cose e tutto in me collabora. Tutto sostiene quest'onda. A questa onda sincronica mi connetto con coscienza, con volontà di esserci lucidamente, coscientemente. Mi propongo di non dimenticare questa connessione ora mai più. Sarò cosciente della mia evoluzione e parteciperò ad essa con entusiasmo e libertà, lasciando andare tutti i vecchi schemi, i condizionamenti, i blocchi ed i limiti. Ringrazio me stesso per l'opportunità che mi potrò offrire, qualunque essa sia.
lentamente. Riprendo coscienza del corpo, nello spazio che occupa qui ed ora. Riprendo coscienza dei suoni esterni. E con calma posso aprire gli occhi, senza fretta.